Buongiorno Ariete, 9 gennaio, queste sono delle giornate frenetiche, ma è giusto che sia così, visto che hai in mente un sacco di cose da fare. E poi Venere è in aspetto buono, quindi io spero davvero che ci sia un recupero amoroso. Ora, non bisogna impuntarsi sulle situazioni, perché l'unico rischio dell'Ariete è proprio quello di insistere su ciò che non funziona solo per il gusto di riuscire, di superare se stessi. Bisogna lavorare a progetti concreti perché soprattutto la prima parte dell'anno porterà grandi favori. Toro, è vero che bisogna fare le cose con calma, però sappiamo che Giove da fine maggio uscirà dal tuo segno zodiacale, quindi se ci sono dei contrasti, delle preoccupazioni, bisogna agire per tempo. Forse l'unico problema di questi giorni è che, oltre a dover mettere a posto questioni inerenti un dicembre sconclusionato, ci sono personaggi attorno a te che vorrebbero importi delle cose che non vuoi fare. E questo naturalmente è un problema. Doppia prudenza con Scorpione e Leone. Gemelli, non è un periodo del tutto tranquillo, io avevo parlato di una fine dell'anno strana, di un capodanno per qualcuno vissuto in maniera indecisa, forse c'è qualche defezione a livello amoroso, oppure in questi giorni un dubbio, una preoccupazione che riguarda la famiglia è imperante, bisogna essere sereni, capisco che non sia del tutto semplice, ma queste giornate sono sottoposte a stress, piccoli ritardi. Cancro, dobbiamo affrontare questo cielo con grande vigore. Io ho parlato addirittura di un biennio di forza, ma questo non significa che tutti i giorni del 2024 saranno a favore. Ci saranno anche momenti di stanchezza. Per esempio, a breve la Luna sarà in opposizione. Però una situazione astrologica di dubbio non è legata ad un fermo come è stato nel passato. Quindi tutto quello che parte, nasce adesso, avrà modo di essere spinto al meglio nei prossimi giorni. Le ambizioni del 2024 non vanno frenate, anche se ogni tanto ci sono momenti di stanchezza. Leone, di questi tempi, l'anno scorso eri molto indeciso, io penso addirittura che tra febbraio e maggio ci sono stati leoni piuttosto coraggiosi che hanno detto non voglio più continuare questo tipo di lavoro, questo tipo di vita, desidero un cambiamento netto. Quindi chi si sta adattando ad un nuovo stile di vita è normale che ogni tanto si senta un po' spaesato, ma noi sappiamo che questa fase di interregno, di riflessione ha un termine. Perché anche se ci sono stati problemi personali, familiari, entro maggio alcune scelte saranno importanti e la seconda metà dell'anno sarà migliore della prima. Intanto cerchiamo di ritrovare l'amore, Venere lo consente. Vergine, giornate molto stancanti, anche se tu sei una persona ordinata, meticolosa, che di solito fa una sorta di scaletta programmata di tutto quello che deve fare, qualcosa non va per il verso giusto. È chiaro che poi ognuno ha la propria storia, c'è chi oggi si sente stanco, chi vive dei ritardi, chi ha dei conflitti familiari. Io consiglio prudenza, prudenza anche nei rapporti d'amore. Bilancia, non bisogna sottovalutare quello che capita in questo periodo. Se hai aiutato tanto una persona che non ha aiutato te, è normale sentirsi arrabbiati, nervosi. Chi si è sposato di recente ha delle problematiche da superare, magari anche di tipo economico. Quello che chiedo in questo periodo è di circondarsi anche di persone nuove. Lo sanno molto bene i liberi professionisti che mentre nella primavera del 2023 hanno accusato difficoltà e forse anche dei distacchi, in vista della primavera 2024 troveranno maggiori soddisfazioni. L'amore chiama. Scorpione, non dimentichi, questo può essere un vantaggio e uno svantaggio, perché chi non dimentica un torto subito forse è sempre alla ricerca di vendetta, e mentre chi dimentica vede la vita in maniera più serena. Ecco, non rivangare il passato, non tornare su tristi e vecchi trascorsi, perché altrimenti rischi davvero di metterti in gioco in maniera sbagliata e soprattutto di dire cose che non pensi, di passare dalla parte del torto anche se hai ragione. Attenzione alle parole.
Sagittario, è un impeto eccezionale quello che coinvolge il tuo segno, visto che Venere, Luna, Mercurio sono nel tuo spazio. Cosa vedo in questo cielo? Grande voglia di fare, ma anche un Saturno dissonante, quindi evidentemente quello che tu hai in mente ora deve essere realizzato in maniera decisa. C'è un avanzamento per chi lavora in proprio e Saturno in quadratura rappresenta a volte insoddisfazione per quanto riguarda soldi, accordi, quindi la prima cosa che bisogna fare è stabilire cosa è necessario portare avanti. È un cielo che mette in regola, forse a volte in crisi, le storie d'amore che hanno già avuto difficoltà nel passato. Venere è nel segno e quindi chiede chiarezza. Capricorno, si nota grande fatica, ho spiegato tante volte che il Capricorno pensa che i grandi traguardi si raggiungano grazie all'impegno personale, però attenzione perché il fisico va curato, chi si è strapazzato troppo adesso deve fermarsi, Marte a breve tocca il segno in una posizione del cielo che rappresenta proprio grande nervosismo. Sarebbe bello entro febbraio ritrovare l'amore, persino ripensarci se è stata fatta una scelta sbagliata nel passato. Per l'acquario, mentre a dicembre le tensioni amorose erano tante, in questo mese di gennaio pare siano minori. Quindi non dico che tutti saranno pronti a giurare amore eterno, anche perché è rischioso il segno dell'acquario, quando si sente legato, vincolato, vuole scappare, persino quando un contratto è vantaggioso vuole fare cose diverse. Questo desiderio di navigare controcorrente è una caratteristica del segno, ne ho parlato tante volte, solo che ora bisogna evitare di accettare questioni poco chiare e soprattutto poco impetuose, passionali. L'acquario ha bisogno di recuperare emozioni perse a dicembre. Pesci, c'è grande agitazione. È un disturbo che tra oggi e domani può essere anche un po' pesante e portare agitazione. Quindi io chiedo, relax, cercare oggi e domani di evitare ritardi o magari prevederli, se c'è un appuntamento meglio uscire prima. Bisogna scaricare un po' di nervosismo e soprattutto evitare azzardi. Due giornate che invitano a riflettere più che ad agire.